Ciao amici, oggi voglio fare innanzitutto oggi è l'ottavo mese del mio canale, però non voglio fare una recensione su fumetti, ma voglio fare una recensione su una collezione di gagliardetti calcistici che possiedo. Non sono tanti, però ve li volevo mostrare. Li mostrerò proprio in ordine alfabetico in base alla squadra. E alcuni chiaramente insomma sono più legato. Allora, iniziamo con Gagliardetto dell'Unione Sportiva Alessandria del 1912. Non so, preannuncio che non so se ne sono tutti originali. Poi Gagliardetto dell'Ascoli Calcio 1898, questa era con il vecchio logo, perché poi ha avuto un fallimento. Ascoli Calcio, poi Gagliardetto dell'Atalanta Bergamasca Calcio, con appunto la figura di Atalanta, squadra bergamasca. Gagliardetto del Genoa Cricket and Football Club, di quali ho diversi amici, insomma, youtuber tifosi del Genoa, tra quali Zio Lane, Alex con qui c'è la Zena, il grifo e la bandiera questa genoana che riprende dalla bandiera inglese di San Giorgio. Poi Gagliardetto dell'Unione Sportiva Grosseto 1912, anch'essa ho scoperto un grifo però più piumato con questa spada. Gagliardetto dell'Associazione Sportiva Gubbio 110. Questo sono legato perché Gubbio è la città di origine della mia famiglia, famiglia Calzola è di origine ugubina. Poi Gagliardetto della Juventus in stoffa, vecchio, credo che sia dell'anno dell'85, l'anno della Coppa dei Campioni vinta dalla Juventus contro il Liverpool, quello della triste tragedia dell'Heysel, 29 maggio 1985. Gagliardetto della Lazio, anche qui sono legato. Adesso ho avuto la morte purtroppo di un carissimo amico, come un fratello laziale, squadra che comunque sia in qualche modo sono legato. Gagliardetto del Milan, AC, Associazione Calcio Milan 1899. Poi Gagliardetto della mia città Perugia, questo è il Gagliardetto di Perugia, la mia città 1905 con il grifo. Gagliardetto dell'Associazione Calcio Pistoiese, che il colore arancione lo riprende dalla squadra olandese, perché dato che Pistoia è città dei fiori, hanno omaggiato la città olandese, appunto città dei tulipani. Poi Gagliardetto del Rimini Calcio, 1912, città che sono molto legato a diversi amici, tra i quali adesso non ancora fisicamente, ho conosciuto l'amico Fabio di Low Profile, con i simboli, vedete qui, dell'Arco di Augusto e del Ponte di Tiberio, simboli di Rimini. Poi Gagliardetto dell'Unione Calcio Sampdoria, di Blu Cerchiati. Gagliardetto della squadra, diciamo rivale, la Ternana, Ternana Calcio 1925, con i colori particolari rosso e verde, la Fera. Poi Gagliardetto dell'Udinese Calcio, le Zebrette chiamate, 1896, anche questa squadra. Una delle più vecchie, diciamo che la più vecchia è il Genoa 1893, anzi credo che la Pro Vercelli 1892, insomma comunque una squadra molto vecchia. E poi Gagliardetto del Viareggio Calcio, che questo è un po' particolare perché il torneo mondiale era per il torneo di Viareggio, quello del torneo giovanile, non so se sia l'ufficiale, so che è bianco nero Viareggio, ma Viareggio è molto, diciamo, una tradizione sportiva per quanto riguarda l'hockey su pista, che fa un grande derby col Forte dei Marmi. Va bene, e questo niente, era un breve video, ho voluto far vedere questi miei gagliardetti, spero che vi siano piaciuti e ringrazio, comunque colgo l'occasione per ringraziare tutti voi chi mi segue, spero che qualcun altro si aggiunga, cercherò di portare sempre nuovi contenuti, oltre le recensioni, diciamo, del fumetti del momento. Adesso volevo anche fare, oggi ho preso il Tex,
e quindi poi lo leggerò, farò la recensione e devo recuperare alcune cose. Poi volevo fare anche una recensione per quanto riguarda alcuni torna a fare personaggi Disney. Insomma, ci sono tante belle cose. Vi ringrazio sempre e vi mando un abbraccio e vi auguro un buon venerdì. Ciao a tutti.